Ciao ragazzi, Andrea Pedrazzini, Goats Plan Basketball, e nel video di oggi vi insegno un trucco per smarcarvi meglio senza il pallone. Se voglio smarcarmi senza palla, lui è nell'ottima posizione difensiva, fa check con la mano, io sono anticipato completamente. Spesso ci insegnano, no, lo porto dietro, vado piano, mi smarco, ma se lui è reattivo e sveglio e tiene il contatto con la mano, non lo batterò quasi mai. Quello che posso fare è una cosa che abbiamo preso dal football americano. I ricevitori nel football americano, siccome possono prendere contatto nei primi 3-4 metri, muovono le gambe e cercano di usare le braccia del difensore contro di loro. Io posso provare a fare una finta di ricezione e poi usare il suo braccio e magari mettergli una mano sul bacino per sbilanciarlo in questa maniera. Io finto di ricevere, come vedete lui mi prende il braccio, metto mano sul braccio, mano sopra, non lo spingo, perché se io facessi questo mi fischierebbero fallo, ma lo sposto il peso sulla sua altra gamba e gli taglio fuori il braccio. Se è uno che non vuole mollare, molto probabilmente si aggrappa per non farmi andare via e quindi ho subito un fallo molto importante. Posso utilizzare questo trucco anche per ricevere davanti, ma devo fare una cosa un pochino diversa. Se lui è in anticipo, sicuramente l'arbitro sta guardando. Quello che devo fare è doppio movimento, quindi io intanto mi sposto, tolgo il suo braccio, lui reagirà e devo provare a passare sopra. Senza toccarlo, il contatto è veramente minimo, perché se io mi appoggio con una pressione di questo tipo, l'arbitro non fischierà mai, perché lui sta difendendo fisico. Se invece io faccio una roba del genere, ovviamente non ha senso di esistere, è un fallo troppo evidente. Ve lo faccio vedere, anticipo, io lo sposto e cerco di andare col mio braccio davanti. Lui non vuole la botta sul braccio, ha addirittura abbassato il braccio perché ha paura di fare fallo. Io solo con questo movimento l'ho dissuaso dal tenere la mano in anticipo. Questo è un piccolo trucchetto di esperienza, una cosa presa da un altro sport che aiuta molto, perché se io sposto il braccio, di conseguenza sposto la spalla, sposto il baricentro e le gambe non saranno più in grado di muoversi come se fossi piantato in posizione atletica. Vi consiglio di prendere un vostro compagno e allenarvi a ripetere da un lato e dall'altro questi movimenti in maniera analitica. Lavorate anche sulla potenza della spinta, perché come detto troppo non va bene, e vedrete che sarete liberi il doppio delle volte.